Vi sentite in bene col mondo che vi circonda e con voi stessi? Allora, sì o no? Adesso procediamo con un brano. È un brano cantato. Si intitola Galway Girl. Questo è un brano che appartiene alla enorme tradizione di canzoni irlandesi, si chiamano Drinking Songs. Sono praticamente le canzoni degli ubriachi, sono quelle che ci vengono poi meglio alla fine. E non facciamoci neanche troppe domande. Quindi io direi, bando alle chance, di partire con questa canzoncina. Thank you.
è il viaggio immaginario di una nave che, partendo dall'Irlanda e portando un carico di mattoni a New York, ahimè naufraga. E questa è la storia raccontata dal Mozzo, che è l'unico sopravvissuto di questo terrificante viaggio. In realtà la canzone è un po' ironica e si chiama Irish Rover. C'è un punto in cui dovrete cantare anche voi, ma non vi diremo qual è, lo scoprirete. Comunque alla fine muoiono tranne Mozzo, anche il cane muore.
giornata dura, se avete qualcosa in sospeso con voi, con gli amici, con le persone, dovete coltivare il pensiero circolare. Musa, siamo sempre lì, eh? E quindi questo è il momento giusto perché permetteteci di servirvi e di lasciarvi una colonna sonora appropriata, per mettervi a nudo davanti a voi stessi. Anche poeta.
lasciarci con un brano che ha fatto un pochettino la storia del folk rock, perché è una ballata che è stata proposta tra le prime volte da un gruppo, si chiamano Fairport Convention. Sono un po' stati gli inventori del folk rock, sono quelli che hanno preso la musica tradizionale e l'hanno innestata su un supporto elettrico. Da lì poi chiaramente questa musica ha ancora avuto parecchie evoluzioni, però la base principale è sempre stata un rivedere in maniera elettrica quelle che erano le ballate tradizionali e le vecchie canzoni. Si parla addirittura di canzoni fatte, registrate solo con la voce o solo con voce e chitarra, quindi è stata un'innovazione in tutti i sensi. Questo brano si intitola Matty Gross, questo fa parte invece di un'altra categoria di ballate, sono murder ballads, perché in antichità le ballate trattavano spesso temi scabrosi, nella fattispecie omicidi, le ballate dell'omicidio, come in questo caso, dove si racconta di un tradimento finito purtroppo male per l'amante, che era appunto Matty Groves. Comunque alla fine muoiono tutti anche qua. Sì, purtroppo avevano una vita breve, ragazzi.
c'è qualcuno che si chiama Sara qui? Sara? Una, è solo Sara? No. Ciao Sara, ma non vedi? Ciao Fara, c'è una Fara, ciao Fara, che hai proprio un bel nome, filo fa. Sì, ciao, sei tu? Questo brano qua si chiama Miss Sara, quindi vuol dire che quando è stato scritto da qualcuno stava pensando a una Sara, quindi noi idealmente lo dedichiamo a tutte le Sare, quindi cosa c'è solo tu? Facciamo vedere. Pazienza. Però ciascuno di voi, tipo Gianfranca che è la seduta così, no? Può anche dedicarsela, se volete, vuol dire Eugenia lì davanti, grazie che sei venuta a sentirci. Andiamo.
bellissima, credete anche voi? Adesso parlo di un gruppo spagnolo, si chiamano Saltas Cortos, perché comunque, nonostante si pensi che la musica celtica sia relegata all'Irlanda, alla Scozia, alla Bretagna, durante le dominazioni celtiche, insomma, questi si sono infilati un po' dappertutto, tra cui, tra i vari paesi che hanno raggiunto i Celti, c'è stata anche la Spagna, in effetti là sono stati poi mescolati alle popolazioni locali, hanno dato origine ai celtiberi. Comunque, forti tracce di dominazioni celtiche e anche cultura celtica sono ancora presenti nella musica spagnola, nella Galizia, e questo è appunto un brano di un gruppo spagnolo che si rifà a questa tradizione. Il brano si chiama L'alchimista loco. Io mi aspettavo un boato, una roba tipo Madison Square Garden. Le cose spontanee sono sempre le migliori, ragazzi. Thank you.
È un brano di un gruppo storico irlandese, purtroppo quest'anno verrà ricordato anche per la perdita immensa che abbiamo avuto, essendo scomparso il fondatore ed ex cantante di questo gruppo, Shane McGowan. Il gruppo in questione sono i Pogues e verranno ricordati da sempre per essere stati i primi, l'anello di congiunzione tra la musica tradizionale irlandese e il punk. E tutti i gruppi che sentiamo adesso che fanno Irish Combat, folk, punk, eccetera, ce ne sono a decine, hanno sicuramente un grosso tributo di riconoscenza da versare ai Pogues, che sono stati i primi e inarrivabili esponenti di questo genere. Abbiamo scelto un brano che non è tra i loro più famosi, si chiama The Turkish Song of the Damned. Non muore nessuno qua, anzi forse sì, ma lo vedremo dopo. Si parla di ribellione, attenzione. A me divertiva. Questo brano si chiama Rebel Song. Siamo? Ci siamo? And you don't understand. Let me tell you about the real life.
nostri ringraziamenti. Questo è il primo concerto che facciamo dopo 2 anni di fermo di attività, quindi un po' una data zero. Per noi è una serata molto importante perché significa in qualche modo una rinascita, una ripartenza. Abbiamo avuto un periodo molto duro alle spalle, tanto che non sapevamo nemmeno se avremmo continuato a suonare, ma poi il buon senso ha prevalso e quindi siamo di nuovo qua. Quindi siamo contenti di poter essere tornati sul palco. Il nostro ringraziamento innanzitutto va a Tino, che è da qualche parte là dietro, che gira Salamelle, suppongo. Ah, là. Grazie, è andato via. Quindi grazie a Pino che ci ha chiamati per essere qui presenti questa sera, per la sua organizzazione impeccabile, per tutti i ragazzi dello staff che hanno lavorato per rendere possibile questa serata. Vogliamo ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti sulla fiducia, quindi grazie, un applauso a voi per averci tenuto compagnia questa sera. Mi permetto di presentare i ragazzi della banda. Qui a destra guardate lo statuario, ha detto questa sera, siccome è la prima serata, voglio essere marziale, è stato marziale tutta la sera, io l'ho guardato. Alla chitarra, mister Gilberto Wonder Gil Rapelli. Partiamo dai lati, qua, e che lati signore, non so se avete notato l'esposizione del palco, lui e Simone sono speculari, ma anche nell'aspetto proprio, non solo, cioè è una scelta estetica questa. Ecco, abbiamo qua l'uomo che suona al basso, i bassisti si dice che siano chitarristi mancati, io questo non lo so se sia vero, però per essere più vicino alla chitarra, lui ha un basso con 5 corde, una è inutile, però è quasi una chitarra, è soprattutto un distorsore, ma non ce l'avrai più dalla prossima volta. Quasi chitarra, un uomo dalle corde grosse, le dimensioni sono importanti, Simone Zauner. Qua adesso io ho sempre insistito per avere una musica in sottofondo quando faccio questa presentazione, non mi ascoltano mai, sembro un prete che dice l'omelia alla fine della messa. Comunque, in tema di santità abbiamo qui il maestro ineffabile, io non so come presentarlo tutte le volte perché non riesco a trovare le parole adatte per esprimere questa grandezza di tutti questi tasti che vanno, che vengono, che si muovono. Mister Matteo Sex Machine Picchinino! E il maestro! Il maestro! Per quanti di voi ci avessero mai sentito negli anni precedenti, abbiamo dovuto operare dei cambi di formazione. Purtroppo i gruppi sono un po' come dei matrimoni tra più persone, si va, si viene, ci si tradisce, si fa, a volte qualcuno se ne va, qualcuno ritorna, quindi bisogna chiamare delle altre persone. Ci serviva qualcuno che suonasse il violino, quindi abbiamo chiamato a far parte del nostro organico, non dico un nuovo membro perché sembra brutto parlare di una ragazza e associarle due parole, quindi un nuovo elemento all'interno della formazione. Si è fatto un mazzo che non avete idea, perché in poco più di 3 mesi ha tirato su questi 20 brani a memoria, è stato un lavoro immenso. Difatti ha rinunciato, non ha più una vita sociale, ha litigato con tutti, dobbiamo dargli degli psicofarmaci, ce l'avremo a carico, adesso abbiamo già chiesto anche da 104, ce l'avremo a carico per un po'. Mrs. Elisabetta Bosio! Si vuole presentare da solo. Vabbè, manca solo più quello. Non si vuole presentare da solo, allora ci provo io, certo che non sono alla sua altezza. Comunque, niente, vorrei io personalmente anche ringraziare proprio Mauro per il fatto che intanto è l'unico che si prende la briga di parlare sempre quando c'è da parlare. Nelle interviste, lui scrive, lui dice, lui parla. Lui è un po' l'anima del gruppo, è quello che ha avuto, diciamo, l'idea di mettere insieme questa formazione ormai un po' di anni fa, quando nel 2015. E niente, adesso siamo di nuovo qua dopo due anni non facili, ecco, siamo di nuovo qua su questo palco. E alla batteria e alla voce abbiamo sempre lui, il grande, unico, ineffabile, inestimabile, immarcescibile Mauro Biasio.
Questa è Hector the Hero. Thank you.
Grazie!